Il mondo dei microbi, questo è il messaggio che il professor Bassetti porta stasera e questa pandemia ancora di più ce l'ha insegnato. Beh, mi pare che i numeri anche di oggi le dimostrino che il mondo è loro, e quindi, però non è solo del Covid ed è la ragione per cui ho scritto questo libro, dove ho voluto proprio parlare soprattutto degli altri microbi, batteri, funghi, protozoi, altri virus. Sono di più di noi, vanno più veloci di noi, conoscono meglio l'ambiente e quindi il mondo è più loro che nostro. Dobbiamo imparare a conoscerli, imparare a rispettarli e imparare a combatterli quando vanno combattuti e a sapere che i microbi non sono solo cattivi, perché l'idea di molti è che i microbi causano le malattie, non solo. Se abbiamo il vino, abbiamo l'aceto, abbiamo il pane, la focaccia e la pizza, dobbiamo rendere grazie a dei microbi. Quindi bisogna imparare a conoscerli per rispettarli. Pensiamo cosa abbiamo fatto ai batteri usando male gli antibiotici e rendendoli resistenti. Quindi è un viaggio attraverso il mio mondo, che spero che sia sempre di più il mondo di tutti, che è quello dei microbi, e che la gente inizi a conoscerlo, che si torni a parlare di microbi anche nelle scuole, che i ragazzi tornino anche a sapere qualche cosa di più di questo mondo che questi 2 anni ci hanno portato alla ribalta, ma che mi auguro che non cada nel dimenticatoio, perché in modo tale da non essere nuovamente presi alle spalle come abbiamo avuto col Covid. Proprio in questo momento, insomma, si pensava che col caldo, con l'arrivo dell'estate, il Covid lasciasse un po' la presa, invece i numeri stanno aumentando. Secondo lei quale sarà la tendenza nei prossimi mesi? La tendenza sarà di continuare ad avere queste sali e scendi, queste fiammate improvvise, ne avremo ancora, quindi dobbiamo tenere la barra molto dritta. Quando arriva una folata di vento non dobbiamo scuffiare, per usare un paragone marinaro a me caro. Quindi noi dobbiamo tenere la barra dritta, finché ci sarà un aumento dei contagi, non ci sarà un aumento delle forme gravi, si può convivere. È chiaro che tutto questo è possibile grazie ai vaccini. Se noi non avessimo il 90% degli italiani vaccinati, oggi non potremmo contare 250.000 persone, tra quelle ufficiali e quelle ufficiose, che hanno la positività al tampone. Sarebbe un disastro, i nostri ospedali scoppierebbero. Quindi continuiamo su questa via percorsa, che è quella della vaccinazione, non dimenticandoci che la vaccinazione non è che si può fare una tantum, ma bisogna in qualche modo continuare a invitarla, continuare a stimolare il sistema immunitario. C'è un aspetto positivo, diciamo, in qualche modo, volendo fare anche un gioco di parole, di questa pandemia, è che ha reso un po' un interesse comune la virologia, c'è maggiore interesse. Diciamo che ha reso un interesse alle malattie infettive, che io lo dico nel libro, a un certo punto abbiamo chiuso troppo presto il libro delle malattie infettive, perché pensavamo, grazie agli antibiotici, a tanti farmaci, che si potesse vincere. Nella realtà questo libro, in qualche modo le malattie infettive devono rimanere un tema di attualità, e mi auguro che anche quando la pandemia sarà finita non si dimentichi che c'è sempre un microbo pronto ad attaccarci.